ben arrivati in un nuovo video. Questo sarà il video dei prodotti terminati per quanto riguarda il beauty, quindi skincare e makeup. In particolar modo ho messo tutto qua dentro, questo giro, così non mi dimentico niente, perché ogni tanto capita che mi dimentico le cose. Quindi non sono tantissimi prodotti, ma voglio eliminarli, quindi iniziamo subitissimo. Allora, tra i prodotti terminati partiamo da quelli per la doccia. Ho terminato in particolar modo due bagnoschiuma della Garnier. Allora, questo qui è l'ultra dolce limone e fiore di sambuco per corpo e capelli, ma l'ho utilizzato solo per il corpo, rinfresca e tonifica. Io questo qua l'ho utilizzato nel mese estivo e l'ho finito più o meno verso metà settembre, ma poi è rimasto insomma lì perché l'ultima volta me l'ero dimenticata di farvelo vedere. L'ho amato, questo l'ho utilizzato prevalentemente magari per quelle docce, diciamo, di metà pomeriggio o magari rinfrescanti dopo il lavoro eccetera, proprio perché mi dava questa sensazione di profumo al limone proprio meravigliosa e proprio di sensazione di freschezza. Quindi questo qua l'ho utilizzato, diciamo, principalmente in quel periodo lì e con questa funzione qua, insomma, proprio rinfrescante. Sul fattore tonificare, ecco, non l'ho visto, però effettivamente il fattore rinfrescante per il periodo estivo primaverile, questo bagnoschiuma qua lo adoro, l'avevo avuto già modo di provare in passato e mi era piaciuto tanto. Ora prediligo cose un pochettino più idratanti, un pochettino più corpose anche a livello di profumazioni, quindi questo qua sicuramente lo riacquisterò poi più avanti, però in linea generale è un prodotto che mi è piaciuto veramente tantissimo. E invece, sempre dell'ultra dolce, questo qua era una novità, per questo l'ho voluto provare. Ho provato il bagno doccia ultra delicato con detergenti di origine vegetale, l'olio d'argan del Marocco e fiori gelsomino, nutre e addolcisce. Questo qui ha una profumazione molto buona, è molto delicata, non è con le profumazioni troppo. Però devo dirvi la verità, ecco, insomma, dell'ultra dolce ne ho provati di gran lunga migliori, sempre per quanto riguarda un fattore nutriente, perché ad esempio quello agli oli meravigliosi, poi mi pare che ci sia, ce ne sono due o tre, ora non mi vengono in mente i nomi, che sono quello al cocco, che sono meravigliosi, sono veramente molto molto nutrienti. Questo qua, ecco, non è male, ma senza lode, senza infamia, devo dire la verità, non mi è dispiaciuto, ma non mi ha neanche entusiasmato da dire ricompro questa profumazione qua. Sicuramente riacquisterò altri bagnoschiuma della Garnier, perché comunque sia questa linea ultra dolce mi piace, però insomma ora sto sperimentando altre cosine di altre marche e poi insomma ve ne parlerò, però ecco, questo qui senza artene parte mi è piaciuto, ma non lo ricomprerei. Poi, sempre in tema doccia, ho terminato questo balsamo della Pantene e ora inizieremo discorso siliconi, non siliconi, schifezze, non schifezze, eccetera. Io purtroppo non riesco a utilizzare shampoo bio perché sui miei capelli sono un disastro, anzi ora ne sto provando due che avevo preso della Sien, della linea pH bio, vi farò sapere, però l'ho utilizzato oggi per la prima volta, vedremo come si comportano sui miei capelli. Ho terminato la 3 Minute Miracle Liscia Effetto Seta, appunto, che è questa qua. Io la amo, quando uso questa qua i miei capelli rimangono morbidissimi, cioè io, vabbè, oggi sono lisciati e non ho utilizzato questa, però mi rimangono così, cioè io faccio la piega, oggi vado a dormire, domani ho i capelli esattamente uguali, rimangono morbidi, idratati, lì la lascio un pochettino più magari di 3 minuti, magari quei 4-5, anche perché non facendo maschere ai capelli quando posso, cerco di fare appunto questo balsamo qua, di tenerlo in posa un pochettino di più e l'effetto sui miei capelli è favoloso. Idem, stessa cosa per quanto riguarda le ampolline, quelle da un minuto, che io magari a volte utilizzo per la frangia, non tutti i giorni, però non tutta l'ampollina, vado quantità per quantità, magari con un'ampollina ci faccio anche 4-5 applicazioni e cerco di riportare magari appunto la frangia a una situazione normale. Chiaramente se dovessi fare le punte con l'ampollina ne userei una piena. Quindi questo qua è un prodotto che io vi ho, insomma, vi ho già parlato, mi è piaciuto tanto, tra l'altro questo qua me l'avevate consigliato tantissime di voi, quindi è stato un prodotto che effettivamente a voi piace e a me piace tanto, quindi questo qua è uno di quei ormai must have, quando va in offerta devo comprare perché è sempre cosa buona e giusta averne uno in casa. Poi ho della doccia, basta, doccia non ho finito altro. Ho terminato poi, questo ci è voluto un'eternità, però è favoloso, della spuma di champagne, il sapone crema al latte di mandorla con burro di karité, questo qua, che è appunto un sapone mani.
molto molto idratante, è con antibatterico. È dermatologicamente testato e per chi magari ha le mani molto sensibili come le mie è una manna dal cielo, è favoloso. Io mi ci trovo benissimo, è molto molto idratante, non vi lascia quella sensazione di secchezza alle mani dopo che ve le siete lavate, appunto è anche un sapone crema, quindi ha proprio anche questa funzione molto emolliente. E della stessa linea io ho avuto modo di provare anche il bagnoschiuma che è favoloso, quindi nel caso siate anche indecise sul bagnoschiuma ve lo straconsiglio. Quindi questa linea qua io l'ho acquistata per caso, veniva forse 99 centesimi, no? Forse era Lidl, l'avevo preso, mi pare, sì, e l'ho trovato insomma in tutti i negozi che vendono comunque sia roba per cura della casa della persona ed è fantastico, quindi questo qua mi sento di straconsigliarvelo. Ho quasi terminato perché qua ancora ho l'applicazione per più o meno domani, questo qui che è la crema faccia e corpo della linea Tabaiva Aloe, delle che vendo 100% aloe, ed è questa crema qua, o meglio questo che ne è rimasto. Io questa qua l'ho utilizzata tantissimo nel periodo estivo, ma veramente tanto, sia come diciamo lenitivo dopo crema dopo sole, sia appunto per idratare la pelle dopo la doccia. Fantastico, me ne è rimasto pochissimo appunto per adesso, insomma va bene perché appunto è molto lenitivo e idratante. Sì e no, insomma, se ne è applicato un pochettino più abbondantemente, sì, però per il periodo invernale, secondo me, per la mia tipologia di pelle, perché è una pelle molto secca per quanto riguarda il corpo, non va bene. Quindi finisco appunto di utilizzarlo domani, perché comunque, come potete vedere, mi è rimasta un'ultima applicazione. So, questa qua me l'aveva portata la mia amica dalle Canarie, quando era andata l'inverno scorso, perdonatemi, in vacanza a Fuerteventura, però una ragazza mi ha detto che esiste anche lo shop online per acquistarla. Questa qua appunto è 100% aloe, straconsigliata. Poi ho terminato, di questo non mi ci soffermo, una mini taglia dell'acqua micellare, questa qua col tappo rosa, tutto in uno, della Garnier per pelle sensibili, strucca, detergere, inisce senza risciacquo. Io la risciacquo sempre, però va bene. La trovo fantastica. Anche se adesso sto provando sempre della Garnier l'acqua micellare con bifasico. Ve ne parlerò presto. Mi sta piacendo tantissimo quella col tappo blu. Quindi, nel caso la docchiate in offerta, compratela. Poi vi girerò un video dedicato alle scoperte skincare dell'ultimo periodo. Conto di farlo comunque sia nei prossimi giorni. Ho terminato poi dell'estetista Cinica la luce liquida, lozione illuminante antimpurità che io ho amato tantissimo. Io ho preso in particolare la mini taglia e effettivamente per me è stata favolosa, nel senso che io con questa ho visto proprio la pelle rinascere abbinata anche al suo detergente, lo spumone per il viso. È una combo micidiale, veramente. Mi sono trovata molto bene. Questo qua me l'avevate consigliato tanti di voi. Se avete altri prodotti della Cinica da consigliarmi, scrivetemi qua sotto. Io ho provato le Slimy Bende, con le quali mi sono trovata benissimo, ma hanno aiutato un sacco per la ritenzione idrica che avevo. Anzi, dovrei riacquistarle, tra l'altro. E sto finendo i fanghi, perché non li ho ancora finiti. Mi mancano ancora due applicazioni da fare. Poi ho quasi terminato, e questa qua conto di terminarla tra stasera e domani, l'acqua micellare detergente delicato per il viso. Anche questo qua ho preso la mini taglia. Allora, io questa qua l'ho utilizzata solo per il viso e non per gli occhi, perché non sapevo se per gli occhi potesse andare bene. E comunque gli occhi li preferisco struccare col bifasico. Per il viso è molto molto delicata, non mi ha creato alcun tipo di problema, strucca benissimo anche per rimuovere il rossetto o magari la matita per le sopracciglia, veramente fantastica. Ed è poi magari appunto comoda per chi magari appunto deve viaggiare, sono appunto delle travel size, quindi piccoline, mi pare vengano forse sui 5 euro, anche comunque po costano poco e sono favolose. Comunque sul sito dell'estetista Cinica, se vi può interessare, io ho un codice sconto del 10%, ve lo lascio qua sopra nell'info box. Ecco, nel caso vogliate acquistare qualcosa, potete insomma utilizzare quel 10, so che non è tanto, però magari vi fa piacere. E per quanto riguarda beauty, skincare, finito. Make-up, ho terminato 4 mascara, ma erano insomma già lì da un po', quindi ma non mi ci soffermerò tanto. In particolare su questi tre ve li faccio solo vedere e vi rimando, ve lo metto qua sopra, il link del video dedicato alle scoperte make-up dell'ultimo periodo, perché lì ve ne ho parlato bene, vi ho fatto vedere tutti gli scovolini, quindi non mi ci sto a soffermare. In particolar modo, aspettate, volevo farveli vedere tutti e tre insieme, i mascara terminati sono, aspettate, perché così. Così,
questi qua. Sono tre mini taglie, in particolar modo il Bang Bang, aspettate, il Bad Girl Bang di Benefit, il Sex, il Better Than Sex di Too Faced e questo qua che è il, aspettate, si chiama Chill Then Fair di Guerlain. Bellissimi, fantastici, sono proprio quei mascara che danno l'effetto che voglio io sulle ciglia. In particolar modo credo questo qua di andarlo a comprare. Mi sa che mi comprerò la full size perché è fantastico, fantastico. Mi fa proprio un effetto sulle mie ciglia meraviglioso. Sono appunto tutti per un look molto drammatico, quindi volumizzante, allungante e incurvante. Stra stra consigliati. Sempre di Benefit ho terminato questo mascara qua che è Roller Lash. Questo a differenza dell'altri, faccio vedere, ha questo scovolino qua incurvato, però diciamo pettina molto bene le ciglia, le allunga ma non le volumizza, quindi se come me avete poche ciglia vi fa questo effetto ciglia ventaglio allungandovele. Però comunque sapete, con quattro ciglia messe in croce non vi dà proprio quella sensazione di pienezza. Se applicato appunto magari in combo un mascara volumizzante, ecco, l'effetto è già migliore. Appunto io questo qua l'ho terminato abbinandoli a questi che stavano finendo e l'effetto effettivamente mi sono trovata. Questo qua mi era stato regalato, non l'avevo acquistato, quindi ecco, non lo riacquisterei perché per le mie esigenze, per le mie ciglia è... non è abbastanza, è un po' pochino, un po' scarso. Infine, e qua così rispondo a tantissime domande che mi viene fatta, la matita nera che utilizzi, che ti dura tutto il giorno e sei sempre lì, qual è? Ed è bella nera, è questa qua, che è la Lasting Precision di Kiko, ed è l'Automatic Liner and Curl nel color numero 16. Qua mi è rimasta solo questa punta qua, è di quelle che voi girate e appunto è il colore nero. È super intensa, super scrivente, costa sui 7 euro da Kiko. Io ci faccio due mesetti buoni con una matita di questa, la metto lì e sta, sia nell'interno occhio che diciamo nella rima superiore dell'occhio che nella rima inferiore dell'occhio. A me è proprio uno di quei must have, ormai ho trovato questa e non la cambio con niente al mondo. E basta, questo è quanto per quanto riguarda i miei prodotti terminati beauty, spero di esservi stata utile e ci vediamo al prossimo video.